Buongiorno a tutti. Questo canto Claudio Chieffo lo scrisse per un amico in America Latina. E penso che non ci sia canto più utile e bello che questo per farci fare compagnia oggi pomeriggio da Gian Corrado Peluso, che è un amico, e poi spiegherò brevemente il perché. Perché dico questo? Che viene direttamente dalla Romania, da Bucarest, dove insegna agli studenti rumeni, ma che fanno anche il percorso in italiano della scuola Aldo Moro. In precedenza ha lavorato nei licei italiani, sempre come insegnante di lettere, vero? 12 anni in Perù, decano della Università Sede Sapienze, a Lima, in una zona abbastanza povera di Lima, e lì nella casa dei Memores di Lima ha vissuto e ha portato la sua testimonianza nell'ambiente dell'università, e ancora in precedenza insegnante, e perché fa parte della storia universitario in Toscana, a Siena, con Andrea Aziani. Andrea Aziani è una figura che la Chiesa ultimamente ci sta proponendo. Non è molto conosciuto, appartenente al Movimento di Comunione e Liberazione. Sono tre i servi di Dio che la Chiesa sta proponendo al movimento e a chi li incontra. Enzo Piccinini, medico di Modena e ha vissuto a Bologna, il servo di Dio Don Luigi Giussani, e Andrea Aziani. Forse Andrea è la figura meno nota. Il titolo però promette e fa immaginare una febbre di vita. Questa espressione di Don Giussani molto riuscita, che non descrive totalmente la biografia, solo i passi biografici e cronologici di Andrea su questa terra, ma di più fa emergere tutta la ricchezza, la spontaneità e l'intensità umana che lui ha vissuto in questi passi. Per chi non lo conoscesse, brevemente, Andrea nasce a Bietagrasso nel 53. Successivamente, dopo l'incontro con Don Luigi Giussani, si trasferisce nel 76 su sua richiesta. Poi lo seguirono degli amici, tra cui anche Dado, a Siena, a essere una presenza in università lì. Nel 78 inizia la verifica nei Memores Domini. Nell'84, nell'86 prende le cattedre prima a Siena, poi a Firenze, e successivamente un altro passaggio nell'89, Don Giussani gli chiede di essere una presenza a Lima, da solo, inizia da solo e poi lo seguirà anche qui Dado. Questo è importante perché qui con noi abbiamo un amico di Andrea, e questo è interessante non semplicemente per il principio di autorità, ma perché possiamo avere la testimonianza di come Dado è stato generato dall'amicizia di Andrea, e questo sarà il punto. Ho conosciuto Dado quest'estate in Spagna, e il tema della vita di Andrea è stato subito l'inizio della nostra amicizia, perché io avevo presente un articolo che scrisse anni fa Antonio Socci su di lui, e mi era nata questa curiosità. Ancora ero all'inizio del mio percorso vocazionale, e mi rimaneva la curiosità. Quando ho incontrato Dado ho riconosciuto, perché sapevo un po' della vita, chi l'aveva accompagnato in quegli anni, è nata un'amicizia. E tutto il bello di poter seguire questa amicizia e di essere accompagnati anche qui dai nostri formatori a seguirla e poi a proporla a voi anche adesso. Dado, io partirei dal cos'è successo ad Andrea, cioè
Leggendo le pagine del libro si vede subito dall'inizio della giovinezza, da Bietagrasso, eccetera, che lui è un uomo totale. Gli interessa tutto, vive tutto con intensità, però a un certo punto lui incontra un prete, un uomo, e cosa succede lì? E perché un universitario al terzo anno di università decide di cambiare totalmente sulla parola di un prete e andare a Siena? Innanzitutto ringrazio il padre Roberto, fra Lorenzo e tutti voi presenti. Si sente bene? E la domanda è centrale, perché Andrea già, potremmo dire, negli anni del liceo, come dice un amico di Abetegrasso, Sante Padovese, riportato una sua testimonianza, Andrea già negli anni del liceo, dice Sante, ha posto il problema dell'io, cioè della propria persona. E, come dire, questa passione, intensità di vita che lui aveva anche per carattere, aveva perso la mamma da piccolo, aveva 6 anni, quindi una ferita che non si margina più, e questa intensità che lo caratterizzava va al di là del carattere, cioè diventa il desiderio di capire perché cosa è fatta la vita, di capire come uno può essere utile, per cosa spendere la vita. E per cui giustamente quando tu dici l'incontro con Giussani, che del 72, quindi quando lui faceva l'ultimo anno del liceo, è l'incontro decisivo, cioè incontrare uno che è padre come lo è stato per tanti di noi, e per il quale, seguendo il quale, uno scopre che diventa più se stesso. E allora, lavorando in università, responsabile in università, in statale, al centro anche di tanti scontri, perché era molto visibile, un ragazzo alto, robusto, cioè no, magro ma forte, nodoso, nervoso, con la barba lunga, la Che Guevara, il basco, i sandali, era facile bersaglio di quando le sinistre, che allora erano molto violente, le extraparlamentari, non come oggi. E quindi questa responsabilità era di ogni giorno, anche nelle lezioni universitarie, così. Ma appunto nel 76, come stavi dicendo, Giussani chiede ad Andrea di andare a Siena ad aiutare dei primi universitari. Questo lo chiede, diciamo, a giugno, e poi durante l'estate Don Giussani dà lo stesso avviso in un incontro, per cui aderiscono altre due persone, due amiche della statale, e io a settembre anche ne parlo con lui e decido anch'io di andare. Andrea era già a Siena nel 76 a settembre, noi lo raggiungiamo poche settimane dopo. Allora, la tua domanda è: cosa può far decidere un giovane di questa sfida, di prendere in mano questa sfida? È che realmente Giussani scommette con dei giovani di 20, 21, 22 anni che possa accadere attraverso loro la presenza di Cristo nel mondo, in un mondo nuovo, perché per noi Siena era nuova, per Andrea anche. E quindi questa scommessa sulla libertà, è quella che, questa sfida è quella che rende interessante la vita. Ma c'è il fattore in più, cioè la paternità di Giussani, che per Andrea era coscientissima, noi più giovani meno, più giovani di un anno, non sto dicendo, però. Questa paternità ti fa dire che questa scommessa è per un bene tuo, cioè la scoperta sempre più di ciò per cui sei fatto, sei chiamato. Infatti, in quei 4 anni che io mi fermo perché poi mi ammalo, e Andrea per 10, il rapporto con Giussani era continuo. Ed era un rapporto proprio di un padre. Infatti c'è due frasi che dice a un certo punto nel libro citate, e quindi dice: mi hanno detto che non stai studiando e anche che non dormi, dice Giussani. Allora Giussani gli aggiunge: ricordati, primo, il movimento lo faccio io, questo era Giussani, secondo, devi studiare per laurearti, e terzo, devi mangiare e dormire. Proprio le parole di un padre, no? Quindi
uno che ti guarda così non puoi non desiderare di seguirlo sempre, cioè di, e anzi di fare quello che ti dice, perché è per il tuo bene. E questo è un po' il tragitto di quegli anni, ma bisogna aggiungere, ed è una frase che riporta Ornella che era con noi, che quando Giussani ci manda dice quello che vi chiedo è che siate uniti fra voi e nella vostra unità scopriate il mistero di cui è fatta la vita. Non mi interessa quanta gente aggregherete, ma che cresca l'unità fra voi, cioè la coscienza del mistero che c'è, che vi unisce. Quindi in questa consegna, l'unità fra noi, ma per scoprire il mistero che su cui consiste la vita, noi abbiamo giocato quegli anni lì, per cui da trovarci la sera alla messa nella chiesa del centro, mangiare quei primi universitari in mensa, Andrea diceva a loro di fare la fila più lunga per incontrare altri, cioè era un'intensità tutto quel che si faceva, lo studio, i primi incontri pubblici. Il primo incontro era già nel 76, per Natale, Ornella ricorda che erano in quattro, loro due e altri due, però in università non si parlava di altro, che di giovani cristiani che avevano il coraggio o l'ardire di invitare altri sulla cosa più grande della storia, che allora era un po' censurata. Quindi anni intensi, infatti la formula febbre di vita, come dicevi tu che di Giussani, perché Giussani dice che non ci può essere rapporto con Cristo. Dice, Cristo è un uomo che non si può sentire, che non si può incontrare, con cui non si può stare se non in una febbre di vita. Quindi il rapporto con Cristo è una totalità, ed è un affetto totale, diremmo, è un grande amore, come avrebbe detto Guardini. E così era per noi quegli anni in cui si facevano passeggiate, gite, uscite, studio, si aiutava a trovare magari anche gli appartamenti per gli universitari. Anche noi avevamo un appartamento, quindi per i tempi qualcuno veniva a casa nostra, perché avevamo, o dalle donne, le ragazze che avevano un appartamento proprio gli universitari. Cioè la vita dentro questo grande avvenimento, che era l'incontro con Cristo nell'incontro con il movimento, nel rapporto con Giussani. E questo rapporto evidentemente va avanti, cioè, per cui ci sono delle pagine di Andrea bellissime sull'unità che scrive ad Aurora, e poi sono dei momenti della vita a Siena significativi, no? E ne cito solo uno: quando arriva il Papa nel 80, io ero già a Milano che mi ero ammalato, e la cosa interessante è che nella mia convalescenza facevo delle mattine alla rivista Tracce, Lettere Comunioni si chiamava la mattina, perché ho seguito abbastanza da vicino, anche se allora non c'era il cellulare, c'era solo il fax allora, i primi fax. E l'80 arriva il Papa a settembre, e Andrea lo ricorda, Monsignor Paccosi, nella prefazione. Andrea riunisce quei pochi che c'erano a Siena e a Firenze per preparare la visita, e dicendo così, perché se arriva il Papa, cioè lui dice, se arriva lui con la L maiuscola accade, cioè non facciamo l'incontro perché siamo papalini, qualsiasi Papa, Giovanni Paolo II è stato un Papa e santo straordinario, dice, non è il problema del Papa, è il problema che quando arriva il Papa arriva Cristo. Quindi il giudizio era di una assoluta evidenza. Allora prepara gli striscioni, fa preparare gli striscioni con l'immagine della chiesa di Siena, la cattedrale di Santa Caterina, cioè i santi di questa storia della città. E la cosa bella è che lui non appare mai anche nelle foto, ma era dietro a tutto, no? E la frase che il Papa, con cui noi avevamo invitato gli amici, era la frase che anche il Papa dice, che ci diceva sempre Giussani, quando Caterina afferma: se sarete quello che siete, cioè se vivrete la fede, sarete quello che siete, metterete a fuoco l'Italia. E questo era veramente l'impeto con cui si viveva. E il Papa aggiungerà più volte in quella giornata in cui incontra i giovani, anche le famiglie, la frase: non dimenticate le grandi opere di Dio. Ecco, questo punto
è l'altra questione grande di Andrea, cioè il senso della storia. C'è un rapporto è vivo, per cui può essere oggi, anche parlandone, un'esperienza è vera, perché oggi mi dice ancora qualcosa. E per Andrea la storia, che un'immagine, una frase anche di Giussani, la storia è tutto, la storia è quello che un altro ha fatto, queste meraviglie che Dio ha fatto nella nostra vita. Per cui il Papa dice: non dimenticate le grandi opere di Dio. E uno si volge indietro e vede che le opere di Dio è tutta la sua storia, però non quello che uno ha fatto, diremmo. Anche gli errori che uno fa fanno parte tutti della storia, anzi. Ma la storia come quella che Dio ha fatto accadere per te, per noi. Quindi diventa molto più interessante, perché come scoprire misteriosamente che uno può arrivare, come dicevi tu, da solo in Perù, e consiste per una storia che gli è accaduta, quei 10 anni a Siena, quei 3 anni a Firenze, e rimanere solo 3 anni addirittura a Lima, e questo qui però è un altro passo, un altro capitolo. Interessante, e mi colpisce quello che dici, perché questo sguardo di Don Giussani, che è lo sguardo di un padre, è uno sguardo che lo invita all'unità. Ma quando si guardano queste pagine degli anni a Siena, vediamo un ragazzo che vive questa unità tra voi, reale, in un modo molto particolare. Leggo solo 2 cose. Pur avendo una ferita al tallone, andava per la città sempre avanti a noi e poi tornava indietro, ma noi non riuscivamo a stare al suo ritmo, così tornammo a casa a riposare. Fu il primo a svegliarmi e sceso, lo trovai disteso sul pavimento con un panno in mano. Si era addormentato anche lui per la stanchezza, ma aveva tentato di pulire il pavimento, segno del suo darsi tutto. E un'altra serie di racconti: lui che usciva di casa a falcate, a non riuscirgli a stare indietro, quasi non dava risposta del suo tragitto, degli incontri che faceva, lo ritrovavate la sera stanco morto per la messa, addormentato, e uno si può chiedere: ma come viveva l'unità con voi? Cioè questo io che veniva fuori in modo esponenziale, possiamo dire, sempre di più. Anche poi in Perù, tu come percepivi l'unità con Andrea, e soprattutto come costruiva il rapporto con voi Andrea, che non fosse, non so se mi spiego, semplicemente un livellamento delle personalità, ma anzi era un potenziamento. La prima cosa che mi viene da dire è, come dice Lorenza, Andrea è un uomo umile, di una grande intelligenza e umiltà umana, e Lorenza dice che i primi a essere oggetto, fra virgolette, della sua missione, sempre fra virgolette, perché sono parole più grandi di noi, il primo a essere il soggetto e oggetto del suo rapporto eravamo noi. Non è che si facevano le cose per gli altri, ma lui si muoveva coinvolgendo ognuno di noi in un gesto, in un'iniziativa, in un canto. Andrà a trovare delle persone, nulla era scontato, no? Ed erano gli anni in cui, lavorando per la scuola di comunità, che era un dei libri di Giussani, Tracce dell'esperienza cristiana, la cosa più bella era scoprire che le cose che leggevamo era quello che accadeva a noi, che stava accadendo a noi, l'esperienza dell'unità, della solitudine, di uno che è autorità per te, come esperienza umana e come esperienza del rapporto con Cristo, cioè cristiana. E infatti, se questa amicizia con lui aveva come primo orizzonte ognuno di noi, via via abbracciando le persone che si incontravano, Andrea di un'attenzione incredibile, un biglietto, una frase, andare a trovare uno, e tutto era occasione di questo. Andava, durante la Quaresima, mi ricordo quel secondo anno, andavamo a trovare una famiglia che ci invitava, una famiglia di un onorevole della provincia, consigliere della provincia della DC, di un cristiano,
simpaticissimo, ci volevamo bene, preparava delle cene incredibili a moglie, mangiavamo benissimo, invece normalmente quando si è universitario si mangia male, poco. Però noi vedevamo a casa sua il Gesù di Zeffirelli, per cui in realtà era tutto, poi si parlava con lui, cioè tutto era occasione di una grande intensità della vita, no? Ma la seconda cosa è questa, che cos'è l'amicizia? Cos'era allora l'amicizia? In quegli anni lì e poi maturando anche nel tempo, l'amicizia è veramente per un compito, cioè non si è amici perché si fanno delle cose insieme, ma perché per la ragione per cui le facciamo. Allora, pur con temperamenti diversi, ognuno di noi quattro, io lo sentivo tantissimo questo con lui, perché poi facciamo tante cose insieme, io mi sentivo amico ed ero per me un grande amico, ma perché eravamo chiamati assieme, per qualcosa più grande che ci era chiesto, non per una consonanza o una comunanza. Quindi l'amicizia è un compito, e allora diventa una costruzione, nei gesti, negli incontri, nelle iniziative che si prendono. Erano gli anni di Solidarnosc, c'erano i dissidenti russi, cioè tutta la realtà esterna a noi diventava occasione per testimoniare quello che noi avevamo incontrato. Quindi una vita a 360 gradi, cioè non c'era il mondo dell'università, c'era tutta la città. Addirittura dopo che ero partito, perché lo fanno dopo, in Carnevale facevano delle feste sul corso, cioè delle sfilate. C'era, era tale l'intensità e l'allegria del vivere, che facevano anche cose oltre alle cose normali, diremmo, no? Ma tutto, era l'anno poi che c'era, mi sembra, il referendum sull'aborto, sì, e per cui si facevano banchetti nei paesini della provincia, provincia molto rossa allora, per cui dovevano anche scappare a volte. Cioè, per Andrea tutto era annunciare quello che si viveva, no? Ma se questo che sto descrivendo può dare l'idea di un'immagine esagerata, no? Invece tutto avveniva in una unità di se stesso. Quindi se tu vedi uno che gioca bene a calcio, non dici che è esagerato, dici che è bravo. Adesso, il paragone non è chiaro, ma tu vedi che uno è se stesso, quindi non puoi dire che è esagerato, no? Era così entusiasmante, poi anche essendo giovane, ancora più entusiasmante, che tutto era veramente bello, equilibrato anche, capace di attenzione a un bambino, quando notavi i bambini, i primi figli delle nostre famiglie, o con la capacità di giocare, di coinvolgerli, da quando stava con una persona ammalata o uno anziano. Cioè, una cosa che è vera è capace di abbracciare tutto, no? Quindi quello che sembra esagerato agli occhi normali, a noi non sembrava mai esagerato, anche se Andrea oggettivamente era uno che con se stesso era, come quando gli si addormenta, molto duro, cioè esigente, per un amore alla verità si faceva in quattro. Quando è andato a Baci Giussani si spiegava nel senso più bello, no? E non è un'esagerazione, è un amore all'altro, un'affermazione di altro da sé. Ma questo magari lo diciamo meglio parlando di Lima. A un certo punto mi ricollego appunto a questa parola, a questa esagerazione che nasceva dal cuore di Andrea, in modo, la sua espressività era così. Tutti quelli che raccontano di Andrea lo definiscono una persona strana, addirittura chi doveva essere mandato a Lima con voi diceva: non voglio andare a Lima, questo qua è un pazzo, come fa, non dorme la notte, sta in piedi, gira, se manca la birra in tavola corre nel paesino per andare a prenderla. Questa esagerazione nasceva da un cuore che a un certo punto scopre di desiderare di dedicarsi a uno che ti ha dato tutto. Com'è possibile non desiderare di dargli tutto? Io so e sono sicuro, oggi più di ieri, che il gruppo adulto è per me questa grande possibilità di dare la mia vita per gli amici e in questo modo servire Cristo e la Chiesa. Queste sono le parole della richiesta di ammissione che scrive a Don Giussani. Quindi a Siena inizia a maturare una vocazione. Mi colpiva
perché qua ci siamo anche noi ragazzi in verifica vocazionale nel nostro percorso con i frati, come veda il gruppo adulto, nato anche questo dal cuore di Don Giussani, come la possibilità per questa perché questa intensità umana sia salvata e compiuta. E quindi se tu Dado appunto puoi approfondire che cosa stava accadendo nel cuore di Andrea e poi è stato lo slancio, perché sennò non si capisce, anche di quello che avverrà a Lima, prima nelle scuole italiane a Siena, a Firenze, ma poi il grande salto a Lima nell'89. Sempre misterioso. Certo è che quando Andrea, anche in una lettera del 2007, 2008, parla degli anni di Siena, ha quella visione che accennavo prima, cioè che uno guarda la propria storia e vede che un altro l'ha portato, no? Quando eri giovane facevi quel che volevi, quando sei vecchio, dice il Vangelo di Giovanni, Gesù a Pietro. Cioè, questo sguardo su di sé gli fa dire che i passi di questa storia l'hanno portato a quella decisione, la lettera che leggevi tu, che è dell'80, quindi aveva 26-27 anni, al lavoro educativo, prima a Siena, poi a Firenze e in Perù. Cioè, quello che uno scopre, e questa è una bellissima lettera del 2008, che noi scriviamo come un testamento, in cui parlando all'amico Marco Paglialunga dice: ti ricordi? E riprende tutti i passi di questa storia e dice le vie in cui andavamo facendo volantinaggi, in cui trovavamo la gente, in cui si diventava amici o ci si arrabbiava anche con i nemici, ma tutti sempre dentro lo stesso avvenimento, no? E poi aggiunge che cosa abbiamo fatto di grande se non, dice, aver detto sì. E poi dice, la cosa più bella è quella che nessuno può dire o scrivere, la lotta, il coraggio che ognuno ogni giorno maiuscolo, deve riprendere in mano per dire sì. Questo è il premio della fedeltà, la pace, la letizia. E il sapere, come scrive Don Giussani nella lettera a Don Maio, una sola cosa mi tormenta, che la mia vita non sia inutile. Ma anche questo, che non sia stato e non sia inutile, è un dono, una grazia. E poi aveva detto prima: sì, anche per me quegli anni sono stati decisivi per la vocazione, perché è una lettera per i 25 anni del matrimonio di Marco del 2008, proprio a un mese e mezzo dalla morte. Un mese e mezzo. E dice alla fine che la vita non sia inutile è un dono, anche questo è un dono, una grazia. Sì, caro Marco, tutto è solo grazia, come dice l'antica e cara frase di Camus. La salvezza non viene dagli scrupoli, ma è come un giorno bello, luminoso, è pura grazia. La sua fedeltà è più forte dei nostri dubbi, adesso lo sappiamo anche di più. Allora possiamo domani ricominciare, perché come sempre diceva Piccinini, e ora anche Carron, dice spesso, il bello deve ancora venire. Cioè, lo sguardo di Andrea non è mai uno sguardo nostalgico rivolto al passato, ma il bello deve ancora venire, cioè siamo dentro un abbraccio così grande, una intensità di vita così bella, che uno si aspetta ancora di più. La vita è questa promessa. Ma che cos'è che è promesso? È promesso quello che un altro fa. E allora qui è la seconda faccia della questione. Cioè, nel rapporto con Cristo, tutto quello che accade è un avvenimento, dice Guardini. L'esperienza di un grande amore, tutto quello che accade è un avvenimento nel suo orizzonte. Ma allora, che detto in modo con altre parole, nel rapporto con Cristo, tutto quello che accade è il modo con cui lui ti chiama, che sia insegnare a lezione, incontrare un ragazzo che ha bisogno, un po' più povero, una persona malata o degli amici o una festa. Cioè, tutto è il modo come si direbbe in un giallo, tutto è l'indizio di uno che ti chiama, ti viene incontro, ti provoca, no? Sfida la tua libertà. Quindi la maturità non è il proprio sforzo, e le cose che si fanno non sono un proposito buono, ma
rispondere a tutto quello che in realtà accade. Però su questo potremmo precisarlo meglio, ancora 5 minuti. Tu a un certo punto Don Giussani, attraverso un padre domenicano, il padre Leurida, chiede una presenza in Perù. Andrea arriva in Perù, accetta subito, e qui ancora è ripreso il suo carattere, il suo temperamento, ed è da solo. Devo combattere un po' contro la paura. All'inizio la paura di sbagliare strada, di essere rapinato, di perdere le chiavi, paura di non imparare bene la lingua, paura per l'incertezza del futuro, nel senso dell'incertezza perché tutto deve ancora rivelarsi o concludersi o decidersi, la casa, il lavoro, il mio impegno nel movimento. Questa situazione di attesa instabile, di transizione, è veramente di grande aiuto per fare l'unico lavoro che si può fare sempre e per il quale non sono necessarie condizioni speciali, ossia vivere la vocazione, vivere come Memor Domini, chiedere, sperare, ricordare e ringraziare. Mi hanno aiutato molto quei passaggi della lettera che Don Giussani ha letto al ritiro di Avvento. Se Cristo non esistesse, la nostra vita sarebbe completamente assurda. Il semplice fatto di vivere per Lui è l'unica testimonianza. Allora, Dado, se ci racconti un po' di come Andrea si è inserito a Lima. Abbiamo visto che il limite, la misura, la paura, il dubbio li viveva anche lui, come li viviamo noi. E cos'è stato per te fare compagnia dopo diversi anni della compagnia che gli avevi fatto a Siena, vederlo dopo anni in Perù? Cosa ha generato in te la sua presenza in Perù, che è stata l'ultimo grande sì della sua vita? Sì, quella lettera che hai letto è giustamente quella che definisce la grandezza di un uomo, cioè che la propria consistenza non è neanche in tutto quello che uno può fare o sa fare o riesce a fare, ma è il rapporto con uno che continuamente ti fa essere, cioè con Cristo, essere Memor Domini, dice, dentro una situazione che oggettivamente era di violenza, perché era anche violenza politica in quegli anni, c'era un movimento terroristico che si chiamava Sendero Luminoso, di inflazione economica, cioè tutte le grandi metropoli sudamericane sono violente, Lima è una città di 11 e più milioni di abitanti, per cui, come dice poi nell'estate, una frase incredibile, dice, ma com'è andata quest'anno, gli chiede un amico di casa di Firenze, perché questa è una lettera indirizzata agli amici della casa di Firenze, e lui risponde che è stato in piedi, perché dice, questo è il lavoro della vita, che cresca il nostro io, la prima opera è la persona, dice. E quindi è interessante, dice, la frase è, la cosa fondamentale è che stia in piedi la nostra persona, la prima opera è la persona. Quindi questa è la statura di Andrea, cioè di uno che sta, infatti tu lo vedevi, stava in questa situazione, come un monaco, o come la Chiesa orientale direbbe, ma i folli di Dio, invece in Occidente diremmo come un Memor Domini, cioè uno che sta dov'è, e che da lì costruisce, perché il lavoro in università che ne nasce era straordinario, di incontri, di lavoro, di iniziative, e questo padre domenicano l'ha preso in università, è quello che ha creato il lavoro per lui e poi quando siamo andati anche noi. Allora, la grandezza di Andrea in quegli anni lì è proprio fiorita, quel sì nella lettera che scriveva Giussani, quell'unità di sé che diceva Sante è proprio esploso in quegli anni lì, ma dentro questi 3 anni di apparente silenzio, di apparente solitudine, no? In realtà veniva in Italia, contatti c'erano, ma fisicamente era nel convento più antico d'America, dei Domenicani,
vicino alla piazza centro della città, storicamente una città bellissima e di, con grandi santi. Infatti in una lettera ad Aurora dice: mi fanno compagnia qui nella chiesa dove sono Santa Rosa da Lima, San Juan Massia, San Francisco Solano, cioè i santi di questa prima evangelizzazione. E aggiunge: Santa Rosa era una discepola, figlia di Santa Caterina da Siena, e ricorda il luogo in cui Aurora, questa le prime, una delle prime di Siena, gli aveva fatto vedere la finestrella della chiesa di Santa Caterina dove si vedeva la chiesa di San Domenico a Siena. E quindi dice: che cosa sostiene un uomo? È anche tutta la storia che uno ha visto, che è la storia della chiesa, dei santi, la bellezza di queste cose. E poi il rapporto con gli amici, ha delle lettere in quegli anni lì bellissime. Ma il motivo principale in queste lettere è proprio che tutto dice questo rapporto con Cristo. Ma è concreto, perché dicevo, il lavoro, l'università, era un professore grandissimo, Andrea, che la gente colpiva tanto per la serietà con cui preparava le lezioni, faceva ascoltare la musica, come prima Emanuele, la musica classica, e allora preparava l'attesa di quello che può accadere, e preparava le dispense per l'università, e poi incontrava tanta gente, cioè era un fuoco in questo senso, come Santa Caterina, se sarete quello che siete metterete a fuoco l'Italia. E noi quindi, quando siamo stati mandati da Giussani, io e Tista, che tra l'altro originario di Bergamo, che è ancora lì rettore dell'università, io vedo un uomo maturo, cioè uno che avevo conosciuto con quella intensità che già vivevamo a Siena e quella grandezza che aveva negli anni anche dell'università, ma con una solidità e anche un distacco, perché è commovente vedere che uno maturando nella vita ogni cosa è decisa, è cosciente, è scelta. Tant'è vero che è stato per 3 anni con questo padre domenicano belga fiammingo, quindi un po' duro, anche carattere, temperamento duro, ma lui con una stima infinita, con un affetto infinito, ed era un uomo durissimo e che in realtà riconosceva la grandezza di Andrea. Tant'è vero che quando è morto Andrea ha voluto, lui che si era distaccato, è stato un momento di distacco, invece ha voluto concelebrare il funerale. Cioè per Andrea tutti erano il segno che Dio ti dava, insomma. Quindi questo lavoro incredibile che arriva, così taglio la storia, all'incontro con un altro grande religioso, un cappuccino, vescovo, da 20 anni era in Perù, vescovo nel 98, di una nuova diocesi di quasi 3 milioni di abitanti, Los Olivos, il Cono Nord si chiama, e decide, visitando questa diocesi di 2,5 milioni di abitanti, con una quantità di giovani, più del 60% erano potenziali alunni dai 6 ai 28 anni, quindi che potevano venire all'università, decide di aprire l'università e ne parla con Andrea, cerca Andrea, che conosceva per delle iniziative che aveva fatto di scuola. E Andrea salta sulla sedia perché dice: questo è quello che vogliamo anche noi, educare i giovani. Però si risiede, così è quello che racconta Monsignor Lino, cappuccino, si risiede e dice: però prima devo parlare con i miei superiori. E allora evidentemente Giussani era entusiasta, iniziamo a lavorare in quest'opera più autista, e io un po', e nel 2000 apre l'università. Andrea non aveva nessuna carica accademica, per quasi 8 anni finché muore non aveva carica accademica, però di quest'opera era veramente il cuore, cioè perché tu puoi fare una cosa come un lavoro qualsiasi o puoi fare come la sedia impagliata di Peggy, come il capolavoro che Dio ti chiede, no? E educare questa opera incredibile di dettagli, di attenzione. E lui facciamo ogni giorno lavorando lì così. E dico un episodio per dire come lui guardava questi ragazzi. Il primo anno dell'università, che erano già 700 alunni, io ero il preside di facoltà, il pomeriggio, era settembre, i pomeriggi, le sere, avevamo un turno dalle 6 alle 10. Molti alunni della facoltà, in particolare di economia,
amministrazione, contabilità, gente che ha bisogno di un titolo per il suo lavoro, di una laurea, arrivava magari in ritardo perché la gente che lavorava. E anche quelli di educazione, però magari lavoravano già nelle scuole, quindi arrivano magari a tempo. E quindi questi ragazzi rimanevano fuori dalla lezione. E in Perù il sistema educativo è che la frequenza è obbligatoria, quindi se tu non hai il numero di presenze non puoi fare gli esami. E quindi venivano da me a dire: il professore ci tiene fuori dalla classe, e io li facevo fare entrare il professore, che non è il massimo, eh. Allora ne parlo con Andrea, e lui dopo, e lui mi dice: vedi, dovremmo essere noi a ringraziare questi ragazzi che vengono qua, vengono qui a studiare e che scommettono su quest'opera qua. Ma poi aggiunge: ma dovremmo essere noi a ringraziarli, perché loro sono il modo con cui noi serviamo il mistero, anzi, dice, con cui noi ci inginocchiamo al mistero, dobbiamo noi inginocchiarci davanti a loro. Cioè Andrea guardava i ragazzi, chiunque, come appunto il mistero che ti viene incontro, allora tu ti inginocchi perché non hai altro modo di servirlo se non quella persona che è davanti. Ma quella persona vale, cioè non è che sei tu bravo che ti inginocchi, no, è un mistero. Allora ha una dignità, una grandezza che tu affermi nel modo con cui li guardi, con cui prepari la lezione, con cui gli affidi un compito, con cui gli spieghi delle cose grandissime che rimanevano a bocca aperta perché era veramente bravo. Cioè se tu tratti un ragazzo per quello che è, per il valore che ha, allora uno si sente veramente guardato e voluto bene. E allora anche nel lavoro dal massimo di sé, cioè un ragazzo a quell'età lì che tu gli dai tutto capisce che vale e che non è, come dice sempre mio amico Pigi Banna, non è fatto male ma vale. E Andrea li trattava ognuno così, per cui facendogli fare un lavoro, prestando un libro, chiedendo un approfondimento. Cioè l'educazione è questo, Newman avrebbe detto core ad core, cioè questo dialogo in cui ognuno è protagonista e in una unità, no? Infatti lui diceva, perché il Perù è un paese anche povero ancora oggi, poi ha avuto delle gravi crisi politiche, lui diceva che la vera povertà non è economica, è umana, cioè la mancanza di un senso. E quindi un giovane che scopre nel lavoro che fa che la vita è una, universitas, cioè che la realtà è una, la realtà ha un senso, la realtà è grande perché ha un significato tutto, questo ragazzo qui lavorerà con gusto per sé ma anche per le persone che ama, per il suo paese. E quindi educando dei giovani tu educhi, lui diceva, un Perù nuovo, cioè che è la dimensione che manca molto, non in tutti fortunatamente, in Italia o in Europa, in Occidente, cioè che uno studia non solo per sé come affermazione di sé, ma per un bene di chi gli sta attorno, del suo paese, per un cambiamento. Dice, una generazione nuova è quella che creerà il Perù di domani. Cioè questa, dal punto di vista anche educativa, è una figura interessantissima, Andrea. Infatti è una delle qualità, diremo, fra virgolette, delle virtù grandi di Andrea, l'educazione come questa trasmissione del senso, dell'amore al significato della vita, no? E allora l'ultima cosa che dico è questo piegarsi alla realtà e di una attenzione, di una precisione interessante, cioè costruttiva, per cui Andrea era capace. C'è una lettera famosa che scrive a Tina, che è preside della scuola di lavoro a Bucarest, in cui parla di 22 punti per un pollo, ma anche l'incontro che prepara quell'anno lì, che era il 2007, per il Carron, che era appena stato eletto, che va in Perù per un atto ufficiale dell'università, e prepara l'incontro con una serie di passaggi, cioè due serie che Andrea... questa tensione che aveva era di una precisione della realtà incredibile, perché la realtà è tutta significativa. E quindi dovete leggere un piccolo spot, ma vale la pena, dovete leggere i 22 punti del pollo, perché fa morire anche dal ridere. Ed è, ed è nel capitolo sulla carità, Andrea era di una precisione
Ecco, questa parentesi la dico e finisco. Quando guardava questi ragazzini che aiutava e che erano stati incontrati per vie le più diverse, i primi tre erano i nipoti di una nostra alunna che si era molto legata a lui in università, una maestra di un'altra università ancora, di questa che abbiamo, della UX che abbiamo fatto noi, dove c'era Catti. Questa ragazza, la sorella era morta in un incidente, quindi aveva tre bambini piccoli, orfani, e lui per modi diversi li aiuta. Poi vengono a Lima, per cui li aiuta per un lavoro, uno che era piccolo, per cui li fa studiare, e via via i ragazzi che incontrava li faceva studiare. Ecco, Andrea era uno che per aiutare un ragazzo gli diceva tu devi studiare, e lo portava al collegio, lo aiutava a trovare un collegio, che erano sia privati a volte che pubblici, però in realtà erano collegi privati delle suore così, o parrocchiali. Cioè l'idea che Andrea era che tu aiuti un ragazzo perché aiuti il cuore, cioè aiuti la sua responsabilità, e magari diceva ma io non ho le scarpe, non preoccuparti, per cui trovava le scarpe, i libri, i quaderni. E c'è una bambina commovente che racconta che voleva bene ad Andrea come un padre. Allora dice un giorno, sì però io vado a scuola, i miei compagni quando sono le recite c'è la mamma e il papà, e lui, non preoccuparti. Ed è commovente perché dice che la recita finale vede Andrea che appare a vederla, per cui la dinamica sua era questo piegarsi al desiderio più vero di un bambino, no? Di una ragazzina, e lui faceva tutto così, cioè ogni cosa, ogni particolare in rapporto con l'infinito, con l'eterno, no? Il tutto nel frammento, direbbe Balthasar. E quindi non ci sono dettagli, cose più importanti, tutto davanti a Dio è importante, cioè tutto è l'indizio con cui il mistero ti viene incontro, che è una frase bellissima che dice Giussani in un biglietto a noi che erano rimasti dopo quella baraonda un po' del 98, in cui Giussani dice voi siete l'indizio della presenza di Dio, testimonianza di Dio per noi. Poi ve la trovo. Voglio concludere per poi lasciare spazio se ci sono delle curiosità, delle domande, delle reazioni, con quello che la notte del 15 marzo del 93 scrisse Andrea proprio ad Ado, perché è da sintesi. Siamo partiti con lo sguardo di un padre che gli propone di andare a Siena, come quello che può essere capitato a me o a ciascuno di noi, nelle esperienze che l'hanno fatto respirare nella vita veramente. E come un io così deciso, libero, con i limiti, con le misure, ma certo di Cristo, sia sempre accompagnato da un padre. Caro Dado, Dado era a Cuzco, a 3500 metri, a conoscere dei ragazzi di lì con altri 3-4, e Andrea la notte gli scrive così: caro Dado, un immenso abbraccio e un affettuosissimo ricordo. Come posso non dirti che mi manchi? Forse non ci crederai, ma il fatto è che a un certo punto si scopre che siamo veramente necessari gli uni per gli altri, ma in realtà ciò che è necessario è la nostra compagnia, o meglio, la nostra compagnia vocazionale. Per chi? Per noi stessi, per gli amici, per i nemici, per il mondo. Sono certo che in questo bagno missionario di questi giorni emerga, cresca, potente e lieta in te, quindi in noi tutti, la coscienza, la certezza di quello che è Cristo in noi e per noi. O quam amabilis es bone Iesu. Sentivo nel ritiro di avvento Don Giussani scalpitare nel commentare questi versetti. Buon lavoro per quest'ultima tappa. Che l'unità tra te e il Tista, tra voi due e Igor e Christian, e fra tutti voi e il movimento, sia il soggetto capace di rendere possibile e percepibile l'avvenimento. Che qualcuno si innamori di ciò che ha innamorato noi.
Ma per questo, perché sia così, noi dobbiamo bruciare, letteralmente ardere di passione per l'uomo, perché Cristo lo raggiunga. E Don Giussani, nel maggio, nello stesso maggio, davanti ai Memor, come lo sguardo di un padre che ha continuato a accompagnarli, liberi nella vita, dice: vi sfido a trovare una testimonianza simile di amore a Cristo. Dovunque sia, in qualunque parte del mondo, con qualsiasi uomo, una passione per tutto. Ora c'è spazio per delle domande, se qualcuno ha qualche curiosità o vuole qualche precisione, con precisione qualche parte della vita di Andrea, e poi ci salutiamo con gli avvisi. Inondato di cose. No, ti ringrazio, perché io sono molto colpito da Acutis, perché è un ragazzino, ha 15 anni, e poi da un mio alunno che l'anno scorso è entrato in seminario, era un grandissimo tipo, però adesso è un bellissimo ragazzo, è a Venegono, amico di Pigi, cioè, quindi, cioè, vuol dire, è Dio che agisce nella storia, per cui la cosa impressionante, per cui siamo fortunati che abbiamo dei santi davanti, futuri, è che abbiamo incontrato un altro, abbiamo incontrato altri nella chiesa, noi abbiamo incontrato un uomo che è Don Giussani, che ci ha guardato così, ci ha sfidato la libertà, come a dei ragazzi, a questi noi quattro che eravamo a 21-22 anni, che ci ha accompagnato nella vita, ma non come il maestro, come un uomo che viveva la sua vita, e quindi nel vivere ti abbracciava per un pezzo, per un lungo cammino,
per un giorno solo. Cioè, noi abbiamo incontrato una cosa che è l'avvenimento cristiano. Ma qual è la forza di quello che dici tu? Che anche adesso, quindi, che è oggi. Cioè, a me impressiona perché poi oggi magari sono stanco io, ma quello che noi stiamo raccontando non è solo una cosa del passato. Cioè, io potrei dirla in altri modi, se penso dei ragazzi che incontrano a scuola o dei miei amici con cui lavorano quei loro alunni. Io dico perché io insegno, ma potrebbe essere in altri ambiti della vita, una famiglia. Quanta gente soffre, passa dolori anche fisici, di situazioni. Cioè, la grande sfida della vita cristiana è che o è oggi o non c'è. Giussani ce lo diceva, è ora, tutto è ora, è adesso. L'avvenimento cristiano è adesso. Se no non sembra un avvenimento, sembra un bel ricordo, un rimpianto, come era bello, come tutte le canzoni alla moda, no? Gli anni, ti ricordi gli anni di... 483, non mi ricordo come si chiama, cioè, se no, ciottino ridere. Allora, cioè, poi uno ha 80 anni, 70 i più robusti, 90 quello nessuno, ma ognuno poi dà quel che può nella vita. Ma la cosa straordinaria è che questo avvenimento sta e che riaccade. Il modo in cui nella Chiesa, come dice giustamente all'inizio fra Lorenzo, nella Chiesa ci vengono riproposti i santi è per questo, perché è oggi. Uno pensa a questo ragazzino a Cutis, è oggi. Uno pensa alle cose che potreste leggere di Andrea, dice è oggi, è vero anche oggi questo. No, non è uno che era bravo. Chiaro, poi uno è un po' più eccezionale di altri, ma non è... Quanta gente è intelligente, ma io penso anche alla storia italiana, al domore di un'umanità incredibile, si riscopre anche Craxi, cioè quanta gente ci ha guidato... Aveva una statura anche intellettuale, magari anche oggi qualcuno, un po' meno perché sono più ignoranti, no, oggettivamente, cioè la generazione del dopoguerra, gente che aveva studiato, si era fatta le ossa, no? Però non è quello il problema è che riaccade a Cristo, cioè è la frase che disse a Siena all'80 per il Papa, quando lui viene, accade lui, cioè, quando c'è la Chiesa, accade Cristo, però con questa coscienza, che non è la vita divisa dalla fede, non è, è la vita tutta, si capisce padre? Esatto, bravo, grazie. Bravi, stupendo. Come diceva Chesterton, no, la libertà, ecco, grazie, perché io mentre in una conferenza che volevo dire questa cosa qui, alla fine continuavo a dire, per altre volte l'ho detta, cioè la cosa bella del libro è che si vede tanti che testimoniano di lui, che è ancora vero oggi, questi che hanno famiglia, quello che ha tre figli, l'altro che ha un problema, l'altro che gli è morto un bambino, cioè Andrea è stato il padre di un popolo, diremmo, no? Ma perché è stato figlio, no? Tant'è vero che quello che ha generato in Perù continua, anche l'università continua, invece quante attività anche nobili uno fa e alla sua morte finisce tutto, ma anche certe grandi imprese di famiglie come la Fiat e l'Italia che l'hanno distrutta, cioè perché le cose sono legate alla persona, invece Andrea non ha mai legato a sé, ma ha rimandato sempre a un altro. Questo essere padre, perché uno è figlio di Giussani, di chi ha davanti, è il segno della libertà. Cioè si può vivere perché uno è un uomo libero. Cioè libero non dipende dall'esito, dalla risposta che gli altri danno, dal successo, da quello che ti riconosco. Andrea, per questo dicevo che era umile. In Perù lui diceva, credi che la gente stia con noi perché siamo bravi? Cioè... ci sono circostanze che uno magari non consciamente, ma sta con te perché sei professore, perché sei italiano, perché sei religioso, cioè sono mille, invece lui era libero da qualsiasi risultato, ma questa libertà si gioca proprio nell'obbedienza, come diceva padre Roberto, infatti è solo un uomo libero che obbedisce, cioè si piega al mistero, uno che non è libero esegue, al massimo esegue bene, ma non è obbedire. Si capisce? No, vai. La cosa che?
Che frega, dici? Sì, sì. Comodo. Sì, purtroppo sì. Infatti in questo era profondamente antiborghese Andrea, cioè il borghesismo gli dava fastidio. A lezione diceva sveglia. Una volta mi ricordo passavo nel corridoio, ho buttato tutti i libri per terra, che ne aveva tanti perché qualcuno dormiva, no? Oppure diceva papas frittas, perché passavano i carrettini delle patate per la strada, e diceva papas frittas, come direbbe svegliatevi, no? Cioè di non stare mai fermi. Poi è chiaro che uno riposa, anche lui si addormentava di notte, cioè guidando, qualcuno dice anche guidando, ma il borghesismo è veramente un accontentarsi. Lui in questo non era mai... Ma Giussani lo disse a un Rimini, vi auguro di non essere mai tranquilli, eh? Una bella sfida, cioè di non accontentarvi, ecco, no? Ah, solo il libro, per cui insistivo, perché comunque i pochi guadagni che l'editore ci dà li usiamo per pubblicarlo, tradurlo e pubblicarlo in Lima, in Perù, perché lì è nata la causa, quindi va avanti lì, la storia di Andrea sarà la storia che se Dio vuole di uno che è un santo di origine italiana in Perù, dove è stato per 20 anni, ed è il primo di noi, come dice Don Pino, morto in terra di missione, cioè che è sepolto là, no? Quindi è solo per indicare che non è che noi andiamo in giro io e Mereghetti per diventare ricchi. È più ricco l'editore, ma questo non si può dire. Dado, noi ti ringraziamo di essere stato con noi. Ti ringrazio. Ti ringrazio anche personalmente perché quando dicevi che l'avvenimento è oggi, io non capisco il motivo per il quale sono accanto a te, se non perché qualcuno, un padre, ha guardato me, ha mandato in Spagna, mi ha sempre invitato a seguire i volti con cui io riscoprivo il mio desiderio di intensità, e questo sta riaccadendo in questo momento. E quindi la sfida è guardare quello che accade davanti ai nostri occhi. Ti ringrazio di cuore. E padre Roberto, gli avvisi, sei degli avvisi. Anche io dico il mio grazie per il preziosissimo intervento. Grazie. E penso che possiamo intrattenerci ancora un po' di tempo con te, magari all'aperto, sì, così. Sì. Possiamo libro, conoscere fare... personalmente, fare domande, vincere la timidezza, e ecco, noi ci siamo, no? Siamo pronti, abbiamo un sacco di domande. Abbiamo un certo numero di libri giù a piano terra, se qualcuno desidera può anche farselo firmare. Prossimi eventi, prossimamente, tra 2 settimane ci sarà il secondo incontro sull'intelligenza artificiale, e infine fra 4 settimane, il 22 giugno, tratteremo il tema i doni del dolore con praticamente un'equipe medica della poliambulanza. Sintetizzo così le persone che verranno a parlarci. Il 28-30 giugno avremo poi la festa. E ci sarà l'incontro in cui esplicitiamo il tema della misericordia, trattato dal punto di vista dei Vangeli e dal sottoscritto, e dal punto di vista della Divina Commedia da Franco Nembrini. Lo faremo nel chiostro, sarà il giorno 28. Grazie di nuovo, non ricordo altro, non c'è altro. Arrivederci.